Negli ultimi mesi, nel contesto culturale ed ecclesiale italiano, sui social network come sulle pagine dei quotidiani, è divampato, vivace, acceso, un dibattito intorno all'uso della categoria e del concetto di genere, tanto in campo educativo quanto in quello che è l'interpretazione dell'identità di uomini e donne come soggetti nella nostra società, nella nostra cultura e anche nella nostra Chiesa. In questo contesto si inserisce l'opera di Lucia Vantini dal titolo Genere, un volumetto agile, estremamente sintetico, ma anche equilibrato e capace di una lettura profonda e intelligente di questo dibattito. Del dibattito Lucia Vantini, che è filosofa e teologa di Verona, ricostruisce in primo luogo le domande, gli interrogativi e aiuta con estrema chiarezza a individuare i diversi piani sui quali il dibattito oggi divampa e a ricostruire con lucidità le posizioni dei diversi interlocutori e dei diversi filoni che talora si contrappongono quasi polarizzando la discussione. Il volumetto è agile, ma in due parti ricostruisce prima di tutto la storia dell'uso di questo concetto che nasce nelle scienze sociali primariamente e non nel contesto del dibattito pedagogico o in funzione educativa, e nella seconda parte segnala quelle che sono le implicazioni tanto per l'uso del concetto di genere nelle neuroscienze, nel dibattito filosofico, nella stessa teologia e nell'insegnamento della religione cattolica. Nel ricostruire il quadro complessivo, lo sviluppo delle idee e del dibattito, Lucia Vantini segnala in particolare un aspetto prezioso. Distingue fra due diverse prospettive di accostamento a questa categoria. Prima di tutto ci segnala quegli studi che vanno nella prospettiva di natura ermeneutica, interpretativa, che davanti alla categoria genere, con la categoria genere, interpretano la differenza tra uomini e donne. In questa prima prospettiva non c'è l'intenzione di escludere assolutamente il corpo come corpo sessuato, quella che tecnicamente si chiama differenza di sesso, di sex, ma sono studi che vogliono evidenziare la correlazione, per certi aspetti ovvia, ma sempre assolutamente costitutiva e necessaria, tra differenza sessuale, di corpi sessuati, sul piano biologico, morfologico, genetico, e quella interpretazione culturale, di linguaggio, di categorie, senza la quale questi corpi rimangono, se vogliamo, muti, non interpretati. Ogni società, ogni cultura, se vogliamo anche ogni religione, sviluppa sempre un'interpretazione di cosa voglia dire essere uomini, donne, come vada intesa la maschilità, la sessualità, la relazione fra uomo e donna. In un secondo passaggio, Lucia Vantini prospetta invece quella che è un'interpretazione che si fonda sulla filosofia decostruzionista e quindi interpreta la stessa categoria di genere nella forma di un'interpretazione che coglie la forza del linguaggio e orienta a un dibattito che mette in discussione quella eterosessualità normativa di base intorno alla quale la cultura occidentale si è sviluppata. Come si vede, non possono essere confusi questi due filoni interpretativi. Nel primo caso abbiamo una categoria analitico-critica necessaria per comprendere non solo la differenza uomo-donna tra uomini e donne, senza ridurla a un maschile e femminile considerati astrattamente, quasi che la natura umana potesse essere pensata senza un riferimento culturale. Ma allo stesso tempo ci segnala i limiti, per certi aspetti evidenti, della seconda prospettiva, quella decostruzionista. Allo stesso tempo dobbiamo rilevare che Lucia Vantini, con estrema lucidità e competenza, ricostruisce, tratteggia il pensiero della più significativa esponente di questo secondo filone, quello decostruzionista, la filosofa statunitense Judith Butler.
ne ricostruisce il pensiero però con attenzione e rispetto, evidenziandone le potenzialità soprattutto nell'accostare il senso del linguaggio, il valore del desiderio, la grande domanda sull'appartenenza e sul riconoscimento di coloro che nella società abitualmente vengono considerati più marginali o in qualche maniera non regolari in quel contesto di un'eterosessualità normativa che accompagna la cultura e anche la religione in Occidente. Allora, perché leggere questo volumetto? Indubbiamente per acquisire idee più chiare sul dibattito, per avvicinarsi con maggiore correttezza agli stessi documenti magisteriali, dal momento che i documenti del Magistero Cattolico non prendono posizione contro ogni uso del concetto di genere, non c'è questo, ma prendono posizione davanti a quest'ultima teoria di genere, che è solo una tra le tante. Non esiste quindi una teoria di genere, una ideologia di genere, ma esistono molteplici approcci alla categoria di genere e dipende dal modello antropologico in cui questi sono posti. Il Magistero Cattolico, ripeto, come Lucia Vantini ben esprime, prende posizione solo davanti alle posizioni cosiddette queer, di filosofia o di interpretazione queer del concetto di genere, che però non sono le uniche. E anche in questo senso Lucia Vantini ci insegna ad ascoltare le domande e le sollecitazioni che anche da queste persone, da questi pensatori e pensatrici, indubbiamente vengono al pensiero cristiano. Di questo non bisogna aver paura, perché nel dialogo è possibile un approfondimento della verità e del senso dell'umano da cui non possiamo prescindere.